Io sto un po' accaldata qui da me, fa tanto tanto caldo e con il caldo noi sudiamo tanto, vi starete sicuramente rendendo conto. E da un lato è benefico per questo perché con il sudore noi eliminiamo tossine, ma anche eliminiamo ristagni. Quindi d'estate, io per esempio nel mio caso, noto che d'estate tendo ad asciugarmi molto e questo da un lato è benefico perché posso sentirmi più a mio agio con gli abiti, ma dall'altro lato, ahimè, con l'eccessiva sudorazione, oltre alle tossine, noi eliminiamo e perdiamo un sacco di minerali benefici. Quindi, tra questi, appunto, il topic della serata è. Non mi prendete in giro per come lo pronuncio, ma provo a cercare di pronunciarlo nella maniera più gradevole possibile, il magnesio. Ho pronunciato bene. Bene, quindi questo minerale importantissimo di cui non tutti sanno che la maggior parte della popolazione è carente, quindi siamo quasi tutti carenti di magnesio. Perché questo? Allora, da un lato c'è che l'alimentazione è sempre più carente di magnesio perché i terreni si stanno impoverendo di magnesio biodisponibile e questo perché in agricoltura intensiva, quindi uso di fertilizzanti con cimi chimici che stanno letteralmente distruggendo e impoverendo i terreni di magnesio biodisponibile. Quindi noi possiamo mangiare tutte le noci, tutti i cereali integrali, tutte le verdure a foglia verde, tutti gli avocados che vogliamo, sono questi i cibi più ricchi di magnesio, ma non riusciremo ad integrarlo in maniera adeguata perché manca nel terreno alla base questo preziosissimo minerale. Quindi, da un lato c'è questo discorso, dall'altro lato c'è che, ahimè, le nostre vite, il nostro stile di vita sempre più stressato, sempre più frenetico, e mi ci metto anche io, che sono riuscita ad organizzare questa diretta mezz'ora fa, cioè del tipo, mi sono detta ok, riuscirò, quindi vite freneticissime, lo stress. Ma anche il consumo di caffè, farmaci chimici, sono tutti fattori che riducono in maniera attiva i depositi, di magnesio all'interno del nostro organismo, quindi riducono, i livelli di magnesio, volevo dire, all'interno del nostro organismo. Quindi due fattori. Due grandi fattori che rendono necessario introdurlo dall'esterno. Ci sono due possibilità per introdurre il magnesio. Una, abbiamo visto che con l'alimentazione non si riesce, quindi dobbiamo cercare integratori extra, aggiuntivi, e alcuni integratori sono per uso orale. Quindi la prima modalità per integrare questo preziosissimo minerale che adesso ricorderemo a che cosa serve, è attraverso integratori alimentari per uso orale. Ma si è visto che non è la modalità migliore perché attraverso questa via la gran parte del magnesio viene perduta, quindi la perdiamo, non riesce ad essere assorbita adeguatamente a livello intestinale. Si è visto che invece c'è un'altra modalità per assicurare l'assunzione di magnesio, quindi per integrarla quotidianamente, ed è la integrazione transcutanea, cioè attraverso la pelle. E sarà questa che vi spiegherò questa sera. Ma vediamo un pochino di fare un riassunto di quali sono le funzioni di questo preziosissimo minerale, cioè di quali sono i benefici e di quali sono invece gli effetti legati alla sua carenza. Allora, il magnesio rientra nella contrazione muscolare, di conseguenza, appunto, tensioni muscolari, dolori mestruali molto intensi, ma anche la stessa emicrania che è legata a tensioni muscolari a livello di muscoli cranici, ma anche crampi notturni. Non so se vi sia mai capitato, magari scrivetemelo tra i commenti se siete voi mal capitati, e qui capita. Rientrano
possono avere tra le concause appunto un basso livello di magnesio. Il magnesio appunto rientra nella contrazione muscolare. Non solo, affaticamento, ok? Quindi se ci sentiamo affaticati, affaticamento cronico, potrebbe esserci alla base una carenza di magnesio. Carie, si è visto che scarsi livelli di magnesio predispongono all'insorgenza di carie. E ancora, elasticità della pelle. Il magnesio rientra nella, diciamo, nella struttura del tessuto sottocutaneo, quindi i livelli adeguati di magnesio è il livello adeguato di elasticità cutanea, tant'è che il rimedio che andremo a creare questa sera è favoloso per il mantenimento appunto dell'elasticità cutanea, per la bellezza della pelle e tanto altro. Quindi integrare il magnesio per limitare, lenire mal di testa, dolori muscolari, contratture notturne, dolori mestruali, pelle avvizzita, screpolata, carie, mal di testa, eccetera eccetera. Come facciamo quindi ad integrarlo per via transcutanea? Il rimedio che vi propongo, quindi che vi trasmetto questa sera, che condivido con voi, io non ho preparato nulla, tant'è che avrò ripetuto frasi per 3000 volte, perché questa diretta l'ho improvvisata, non sono manco andata a rivedere tutti i dati di cui disponevo, ma semplicemente dovevo replicare per me questa preparazione e quindi mi sono detta, ma perché non condividerla? Perché il maggior numero di umani possibili possa star bene, possa vivere in salute e in bellezza. Quindi sono qui per condividere ciò che io uso quotidianamente, perché ho visto che gli effetti su di me sono veramente fantastici, mi ci sono trovata bene, quindi perché non condividere ciò che fa star bene? Più stiamo bene in tanti, più ne beneficiamo tutti, ne beneficia il pianeta, perché una minor quantità di farmaci chimici verrà riversata, no? Se stiamo bene non abbiamo bisogno di farmaci. E quindi il mio obiettivo è quello di trasmettere ciò che fa star bene alla base. Quindi ci facciamo questo rimedio, semplicissimo da fare. Serviranno due ingredienti di numero e uno facoltativo, e la preparazione è veramente semplice. Vi servirà un fornello per riscaldare l'acqua, ma adesso vi dico tutto per ordine. Allora, ingredienti. Il primo ingrediente fondamentale è il cloruro di magnesio. Si trova sotto forma di polvere o sotto forma di fiocchi, è indifferente, va benissimo in tutte e due le forme. Qui sulla descrizione della diretta vi ho riportato un link dove potete trovare questo che ho io, ma in alternativa potete trovarlo in farmacia semplicemente. Il secondo ingrediente indispensabile è l'acqua. Ora, quale tipo di acqua? Idealmente acqua distillata. Se andate in farmacia potete chiedere acqua depurata di grado farmaceutico, ok? Sarebbe l'acqua distillata purissima, H2O, senza minerali, senza niente. In alternativa io amo realizzare questa preparazione, quindi questo olio di magnesio, poi vi spiegherò anche perché si chiama olio, con come elemento acquoso un buon idrolato. Chi ha già partecipato ad altri miei corsi sa che cos'è un idrolato, quindi ben conosce che l'idrolato è altro non è che acqua distillata da piante aromatiche per la preparazione di oli essenziali. Quindi l'idrolato è effettivamente acqua distillata, ma con in più le proprietà della pianta di partenza. Piccola quantità di olio essenziale resta con le proprietà quindi della pianta di partenza. E per questa preparazione, siccome agisce come rilassante, decontratturante muscolare anche, ma anche come tonificante dei tessuti, rinvigorante per i tessuti, per la pelle, io vi consiglio dell'idrolato di rosmarino, oppure se volete, aumentare, sottolineare l'effetto rilassante, dell'idrolato di lavanda, quindi lavanda e rosmarino
vanno benissimo entrambi. Se non avete niente di tutto ciò, ma volete realizzarla lo stesso, va bene anche l'acqua che usate da bere, ma sarebbe preferibile un'acqua distillata, quindi anche per una ragione di conservazione, che poi vi dirò. L'ingrediente facoltativo per questa preparazione è un buon olio essenziale e potete usare lo stesso di cui avete usato l'idrolato, quindi per esempio se usate l'idrolato di rosmarino userete l'olio essenziale di rosmarino, se usate l'idrolato di lavanda potete usare l'olio essenziale di lavanda oppure potete alternare come preferite, è soltanto per la profumazione ma in realtà non solo, sappiamo che gli oli essenziali hanno anche delle proprietà sia per la psiche che per il corpo, sono estremamente concentrati, vengono facilmente assorbiti. Quindi abbiamo bisogno di questi ingredienti, come contenitore vi consiglio un contenitore spray, idealmente di vetro, altrimenti va benissimo anche lo spruzzino, quello per intenderci, quello che usiamo per rinfrescarci quando stiamo al mare, uno spruzzino di plastica che si compra al negozio di Casalinghi. Io questi li ho presi per preparare il profumo fatto in casa, quindi i miei profumini fatti in casa, sono bellissimi di colore blu, magari vi posto poi il link, ma altrimenti riciclate uno spray che magari già avete in casa, non andate a comprarlo. Bene, vediamo quindi come realizzare il nostro preparato, l'olio di magnesio. Il nostro integratore per via transcutanea di magnesio si chiama olio perché ha in realtà... Non è un olio, ma è una soluzione sovrasatura di magnesio, cioè è una soluzione acquosa particolarmente concentrata di magnesio, particolarmente ricca di magnesio, e quindi questo le conferisce una certa, come dire, una consistenza quasi untuosa. Avete presente l'acqua di mare? Bene, è una preparazione dalla consistenza simile. Tant'è che dà un po' fastidio, ma poi vi dirò come ovviare a questo fastidio che potreste provare sulla pelle. Allora, come unità di misura, nel mio caso uso una tazzina da caffè. Considerate che la formula è la seguente: una parte di cloruro di magnesio in fiocchi o in polvere e una parte di acqua distillata. Quindi questa è la base. Una parte può essere quindi che cosa? Una tazzina da caffè o una tazza o un bicchiere, cioè parti uguali, ok? Dipendentemente dal contenitore che userete, dalla grandezza del contenitore che userete. Io ho un contenitore da 50 ml, per un contenitore da 50 ml una tazzina da caffè è più che sufficiente, lo riempiamo completamente. Se avete invece lo spruzzino, quello grande, quello per spruzzare l'acqua quando siete al mare, direi che una tazza come unità di misura è perfetta. Quindi iniziamo. Allora, come prima cosa ci misuriamo la nostra acqua distillata o il nostro idrolato e ce ne andiamo a misurare una parte, quindi nel mio caso una tazzina da caffè. Se userete una tazza sarà una tazza. La misuriamo e ce l'andiamo a riscaldare. Allora, ok, perfetto, sul fornello, vedete? Io ho la mia piastra elettrica, bene. Mentre che si riscalda il nostro idrolato o l'acqua distillata, ci andiamo a misurare anche i fiocchi di cloruro di magnesio. Abbiamo detto sempre una parte, quindi una tazzina del caffè nel mio caso. Possibilmente usiamo un attrezzo non di metallo per fare questa preparazione, perché altrimenti andiamo in qualche modo ad inficiare negativamente gli ioni di magnesio. Quindi va bene un cucchiaio di legno, anche quelli grandi che avete per girare i mestoli, no? Bene, che cosa facciamo? Quindi una tazzina da caffè di fiocchi di magnesio nel mio caso, attendo che l'acqua si riscaldi, che arrivi fin quasi a bollore. Nel mio caso ci vorrà un po' di tempo perché ho la piastra elettrica, voi ci metterete pochissimo,
Ok, quando vi sarete procurati gli ingredienti. Mentre che aspettiamo che l'acqua si riscalda, vi spiego altre cosine. Allora, intanto olio di magnesio, abbiamo detto per la sua, come dire, per l'effetto che dà sulla pelle, per questa sua consistenza al tatto un po' untuosa, come fosse acqua di mare. Va vaporizzato sulla pelle, quindi andiamo a sfruttare il principio di osmosi, cioè avverrà uno scambio tra la pelle e l'ambiente esterno, e in questo scambio il magnesio verrà assorbito. All'inizio potrebbe darvi fastidio, cioè potreste osservare dei leggeri formicoli, dei leggeri pizzicori. È tutto normale, probabilmente questo deriva dal fatto che si è in carenza di magnesio, quindi il magnesio entra in maniera molto veloce all'interno del nostro organismo e questo crea questo fastidio, questo pizzicore. Ma man mano che ci si adatta, il pizzicore passa, quindi potreste aver fastidio i primi tempi. Questo rimedio va vaporizzato sulla pelle a livello di braccia, gambe e addome. Possiamo fare una decina di erogazioni, quindi una decina di spruzzi, magari lo spruzziamo direttamente sul palmo della mano e ce l'andiamo a massaggiare su braccia, gambe, ma anche perché no, glutei è un fantastico rimedio anche per, come vi dicevo prima, per la ritenzione. Ve lo dicevo, non mi ricordo, comunque sappiate che è un fantastico rimedio anche per la ritenzione idrica, quindi ce lo massaggiamo anche sui glutei, sull'addome e possiamo ripetere l'applicazione di queste 10 erogazioni, una decina di erogazioni circa, anche 2 volte al giorno, quindi mattino e sera. Se dà fastidio, allora potete fare 2 cose. Intanto qui bolle spengo. Ok, e vado a versare sui miei fiocchi di magnesio, giro, mescolo con un cucchiaio di legno, aspetto che si sciolga tutto, dopodiché vado a versare all'interno del mio contenitore. Quindi, dicevamo, potreste sia lasciarlo sulla pelle, cioè proprio sia lasciarlo indosso, questo olio di magnesio, sia potete vaporizzarlo, lasciarlo per una trentina di minuti, quindi per una mezz'oretta, dopodiché sciacquarvi velocemente. Questo perché a molti dà fastidio la sensazione di appiccicaticcio che dà, come quando si esce dall'acqua di mare e ci si asciuga, la stessa identica cosa, quindi a me dà un po' fastidio. E un trucchetto è quello di vaporizzarselo la sera prima di andare a letto, così uno non ci pensa, si addormenta e non prova fastidio. Altrimenti, come vi dicevo, mezz'ora dopo potete sciacquare tranquillamente perché tanto la gran parte del magnesio sarà stata assorbita a livello cutaneo. Quindi mescoliamo e potete assolutamente integrarlo ogni singolo giorno, quindi ripetere quella decina di erogazioni al giorno, decina di erogazioni alla volta, 2 volte al giorno, per sempre, quindi sia il vostro integratore quotidiano di magnesio. Ovviamente per problematiche, quali problematiche renali, soprattutto consultate il vostro medico di fiducia prima di integrare il magnesio, sia per uso orale, sia per uso transdermico. Io l'ho usato in passato anche su mio figlio, adesso non c'è verso di spruzzargli qualsiasi cosa addosso, però anche lì per l'applicazione sui bimbi vi prego di consultare il vostro pediatra. Io non sono un pediatra, non sono un medico di umana e quindi mi raccomando, consultate in questi casi particolari. Eccoci qua, spero di non fare un casotto, l'ho fatto, ne ho fatto un po' di più. Ok, mi è sbrodolato un po', ma poco male. Allora, volendo, una volta che si è stiepidito, aggiungiamo 3 goccine per queste misure, quindi per 50 ml di olio essenziale o di lavanda o di rosmarino, o per una profumazione, anche per esempio l'olio essenziale di rosa nella forma
diluita, è presente in commercio che costa un po' di meno, e in quel caso mi raccomando, agitate sempre prima dell'utilizzo, perché gli oli essenziali non si solubilizzano in soluzioni acquose. Vi faccio vedere l'uso, quindi o vaporizziamo direttamente sulla pelle, oppure una decina di erogazioni e me lo vado a massaggiare su braccia, gambe e pancia. Ok, adesso evito. Bene, vi è piaciuto? È semplicissimo, ma ve lo straconsiglio. A me adesso non dà più fastidio, non mi pizzica più, ma vi dicevo all'inizio potrebbe darvi un leggero pizzicore. Tutto normale, non vi preoccupate. Se doveste vedere che vi dà fastidio e non riuscite ad indossarlo, potete anche ridurre la concentrazione di magnesio, cioè per esempio potete partire con metà parte di magnesio, quindi per esempio mezza tazzina da caffè di magnesio nel mio caso e una tazzina da caffè d'acqua distillata, poi aumentare man mano che vi abituate. È una preparazione semplicissima ma benefica, può davvero far star bene gli esseri umani, quindi questo è il mio obiettivo, condividere ciò che funziona prima di tutto su di me, che mi ha dato risultati. Vi dico la mia storia personale, per che cosa soprattutto io uso questa preparazione. Io in passato, cioè tutto ciò che io condivido e ciò che faccio, lo faccio perché prima di tutto io mi sono rovinata, quindi nel passato ho fatto un sacco di errori sulla mia pelle, non ultimo quello di espormi al sole nelle ore centrali della giornata, cosa che assolutamente non si fa, come dico anche durante il corso di autoproduzione solare dopo sole, addirittura mi mettevo addosso Baby Oil Johnson per accelerare l'abbronzatura, all'epoca andava di moda questo quando ero ragazzina, quindi mi ci sono rovinata la pelle amaramente. Ed ora me la ritrovo soprattutto a livello di gambe, nonostante io adesso faccia uso di cosmetici naturali 100%, li faccia io, ho migliorato tantissimo la situazione, ma resta comunque una pelle rovinata da errori del passato. E oltre a tutti i cosmetici naturali, gli oli che conosco e che condivido durante i miei corsi, le mie dirette, ho trovato che l'olio di magnesio è uno dei rimedi che funzionano di più per rendere subito la pelle più elastica, quindi per ridurre le squame, le rughine, proprio agisce sull'elasticità dei tessuti, come vi dicevo prima. Quindi nel mio caso io lo uso oltre che per integrare il magnesio, soprattutto per rendere la pelle più bella. Si può addirittura vaporizzare anche sul viso, ma ovviamente fate attenzione a evitare il contatto con gli occhi perché brucia, è come se vi fate il bagno nell'acqua di un mare salatissimo. E ovviamente fate attenzione, magari diluitelo un pochino di più, quindi non lo fate così concentrato perché la pelle del viso è più sottile, più delicata e quindi vi può bruciare di più inizialmente. Ok, è un ottimo rimedio antirughe, cioè proprio aumenta la tonicità dei tessuti e leviga la presenza di rughette e